Questa realtà scolastica, quella del Francesco Redi, è una realtà molto complessa, ben articolata, perché al suo interno vede diverse scuole associate. Abbiamo un liceo scientifico, una scuola di indirizzo tecnico-industriale, elettronica ed informatica, abbiamo un professionale manutenzione e assistenza tecnica, abbiamo il professionale per l'agricoltura che a seguito della riforma assume una denominazione molto più complessa ed è proprio questa realtà che in questo momento ci ospita. Oggi la denominazione corretta è appunto indirizzo per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio, nonché la gestione delle risorse forestali e montane. Non a caso una denominazione complessa perché ambizioso diventa l'obiettivo. Quindi una scuola che finalmente si sgancia da quella visione riduttiva che la poneva come la scuola di chi va a lavorare la terra, ma diventa, farla diventare così la scuola di chi ama la terra, di chi ama la terra, ne vuole valorizzare la produttività nel rispetto dei vincoli, chiaramente della sostenibilità ambientale, della qualità, della tutela della biodiversità, delle energie rinnovabili, insomma tutti quegli obiettivi che oggi a livello mondiale diventano pregnanti e urgenti da conseguire perché è veramente è in gioco il futuro dell'umanità intera. Per cui il nostro contributo, in quanto piccola realtà in questo settore sul Paternò, vuole essere quello appunto di incentivare e promuovere nei ragazzi, nelle generazioni future, questa attenzione a ciò che la terra può produrre. L'attenzione a come poi commercializzare, lavorare i beni e commercializzarli, e l'attenzione anche a rendere la terra sempre più accogliente, sempre più a misura d'uomo.